Salve a tutti. Lo scorso video vi ho dato una spiegazione razionale e reale di cosa sia la magia e vi ho lasciato accennando al fatto che ci sono tre modi di classificare il potere, ovvero personale, della terra e divino. Adesso proverò a spiegarvi in modo logico questi concetti. Non storcete il naso alla parola divino. Come vi ho già fatto notare nel video precedente, la magia esiste e insita in tutte le cose ed è un modo come un altro per definire pratiche e credi. Partendo proprio da questo principio, immaginiamoci degli insiemi. Il più grande è l'insieme magico che racchiude in sé tre sottoinsiemi. Le galassie e gli universi che rappresentano l'energia che governa il tutto e quindi il potere divino. I pianeti dei vari universi che sono altrettanto carichi di energia, gravità, moti e quant'altro che rappresentano il potere della Terra. Gli esseri viventi dei vari pianeti che sono il potere personale. Da ciò si evince che il divino è il potere, o se preferite, la forza motrice che anima il tutto, esattamente come spiegato dalla fisica. È quindi qualcosa di molto reale di cui vediamo gli effetti ogni giorno: gravità, vento, pioggia, i moti dei pianeti dei vari sistemi solari. Poi abbiamo il potere della Terra. Lo chiamiamo così perché parliamo nello specifico del nostro pianeta, ma è un discorso che possiamo allargare a tutti i pianeti. Tutti i pianeti infatti hanno un loro moto e girano attorno al loro sistema solare in maniera precisa ed equilibrata, altrimenti si scontrerebbero. Grazie a questo potere, energia, equilibrio fisico, qualsiasi altro nome vogliate attribuirgli, si creano climi e condizioni che permettono o no il crearsi della vita nei pianeti. Infine, tutta questa energia che fa partire la vita si mescola agli esseri viventi che producono a loro volta altra energia che sfruttano per la loro crescita, attività quotidiane, e questo è il potere personale. Ora, cosa fa uno scienziato? Si prefigge di produrre un certo fenomeno, lo visualizza, lo immagina, si procura gli elementi, scusate, o strumenti che gli consentiranno di raggiungere l'obiettivo, fa determinate procedure e giunge al risultato. Cosa fa il mago e il praticante invece? Si prefigge un obiettivo e lo realizza usando quello che è il potere personale. Si procura gli elementi o strumenti che gli consentono di arrivare alla meta, attingendo e sfruttando anche il potere della terra, e col supporto del potere divino, attraverso determinate procedure e manipolazioni, giunge allo scopo. Certo, per determinati lavori bastano il potere personale o il potere della terra, ma in ogni caso il potere è unico, in quanto conseguenza l'uno dell'altro, per cui in qualunque caso si usano comunque tutti e tre i tipi. Detto questo, vi consiglio di tenere a mente questa spiegazione quando andate a fare il lavoro magico o a studiare la magia. Il video di oggi finisce qui, come al solito, se avete domande o richieste, lasciate un commento e buon percorso.